e lì il Bashè si raggiunge la perfezione. Non era una perfezione tecnica, perché mari così profondi con quelle correnti ce n'erano a migliaia. Per lui era la perfezione mentale, no? Quindi quando dico, cazzo, quando un genio del genere, no? Cioè, sceglie l'Elba, poniamoci il perché ha scelto l'Elba, no? Dobbiamo essere fieri di questo, cioè dobbiamo capire il motivo, cioè quanto ci è arrivato. Però è scomodo parlare di Maiol perché Maiol si è suicidato, quindi quando parli è un personaggio che si fa fatica a parlare per questo motivo qui. Quindi io immagino tutte queste persone che hanno, anche lo stesso Napoleone che ha fatto Styx in un cortometraggio bellissimo, l'ho immaginato un Napoleone che la sua sconfitta non è Waterloo, no? L'errore è stato abbandonare l'isola, perché lui era nato in Corsica, era un isolano. Quindi quando lui perché voleva, aveva questa visione, lo immagino così, perché aveva questa visione di conquista del mondo, gli Stati Uniti d'Europa, no? Perché non aveva confini, anche lui era un isolano, lui quando si affacciava diceva di lì c'è l'orizzonte, quindi lui ha proiettato troppo. E ha avuto anche la fortuna, perché poi la fortuna gli aveva detto guarda vattene su un'isola, stai buono lì. E quindi l'isola ritorna anche in Napoleone, no? Dalla Corsica torna in esilio all'Elba. In esilio all'Elba ci si trova in quegli anni, ci si trova che tutti le spie, tutti i più grandi intellettuali dell'epoca venivano all'Elba perché volevano confrontarsi con Napoleone. Quindi in quel momento l'Elba era diventata una corte europea di intellettuali, di musicisti, di strateghi, di politici, e lui però ha bisogno di riconquistarsi il mondo, quando lo poteva conquistare da qui magari, no? Detto io, però immaginate se Napoleone rimaneva qui e avrebbe fatto una corte su un'isola dove tutti dalla corte di Vienna, di Parigi venivano qui comunque a cercare consiglio, no? Quindi a livello intellettuale cosa poteva essere quel momento lì? Ovviamente io lo vedo da defunto, quindi si è liberato degli orpelli umani, no? Quindi si può ragionare così. Invece non sa fa, e dove va a finire? Va a finire a Sant'Elena, guarda caso, un'altra isola, anche qui tre isole e ci muore, no? Ho immaginato Pietro Gori è stato uno dei più grandi anarchici del pensiero libero, no? Quindi un anarchico impressionante che teneva le conferenze, a parte l'esilio a cui insomma è toccato, teneva le conferenze negli Stati Uniti a quel tempo. Pietro Gori era elbano, comunque aveva vissuto all'Elba. Quindi immagino che noi forse come identità dovremmo un po' rindagare un po' la nostra storia, vedere chi è venuto, cosa ha portato, chi di noi è andato e ha portato in giro per il mondo e unirsi attorno a queste cose qui. Ci piacerebbe che l'isolano venisse ricordato da un turista, da chi viene, come qualcuno di diverso, non di migliore, no, che qui si vive meglio, qui si vive diversamente. E se te vieni qui è perché ti piace quel tipo di vita. Cioè noi isolani dovremmo scimmiottare meno i continentali, si torna al discorso, comunque chi ha un altro tipo di vita, ma non che sia nostra è più bella, è un altro tipo di vita, per esigenze, per necessità, perché il mondo è così, perché la città è così. E noi proponiamo un modello nostro di vita, diverso, siamo libero di... E allora lì si torna che poi quando uno trova qualcosa di diverso e ti incatena, allora vuol dire che sei isolano nell'anima. Quindi per far capire se qualcun altro è isolano nell'anima, bisognerebbe capire innanzitutto noi il bagno, prima di tutto. Quando mai l'abbiamo capito noi, l'abbiamo fatto nostro, allora forse è un momento che noi dobbiamo un attimino anche esportarlo, no? Questo è un sogno, perché è giusto sognarle, no? Anche queste cose qui. Quindi scrivere letteratura è anche quello, no? È porsi anche degli obiettivi raggiungibili. Abbiamo detto prima, non ci abbiamo confini, ci abbiamo l'orizzonte, quindi noi gli obiettivi li buttiamo lunghi, poi se non ci si fa in pace, uno, io sempre uno, l'importante è che il viaggio lo inizi, no? Poi non è detto per forza che si arriva a una meta ben precisa, no? La cosa bella è il viaggio nelle cose. Quindi noi urbani siamo isolani, per cui abbiamo il mare, per cui insomma la meglio cosa è far sì che si prenda questo viaggio. Quindi voi, nel senso, se non avete letto il libro, ve lo prendete, così quando vi tornate a casa ve lo leggete e vi ricorderete dell'isola di Elba, del viaggio, insomma, di queste cose qui. Nella ricerca, se riuscire a trovare le essenze tipiche del sogno qua? Essenze tipiche del sogno, poi, no?
scusa. Non so, penso che siamo un po' persi, poi ci siamo andati, siamo partiti questa presentazione. Abbiamo iniziato un viaggio, lo abbiamo percorso tra onde, venti più o meno forti. Ci sono ulteriori domande, curiosità? Anch'io comunque sono un milanese, capitato qua nel 72 per starci 3 mesi, e poi questi 3 mesi sono diventati 2 anni, poi sono venuto qua per costruire il golf Capodarco, Ortano Mare. Poi quel giorno ho cambiato completamente e sono entrato in un ente pubblico, e allora improvvisamente sono passato dall'altra parte, no? E poi in questa esperienza è stato istituito il Parco Nazionale, che è stato un momento eccezionale per Isola d'Elba, perché improvvisamente è stata portata un modo diverso di ragionare l'Isola d'Elba. Io devo dire che come milanese, strada facendo, mi è stato riproposto più volte di rientrare in continente, a lavorare in continente. Mi erano state proposte 2 soluzioni, una era in Puglia, sul Gargano, un altro a Milano, e costruivano la pinetina dell'Inter, il centro. Però ho detto, rimango all'Isola d'Elba, perché in termini qualitativi l'ambiente qua è un ambiente eccezionale, la qualità della vita è eccezionale, e poi questa nuova esperienza del parco effettivamente era un'esperienza particolare. È un qualcosa che è nata anche il Parco Nazionale, strada facendo, ma direi che l'elemento forse più emblematico è Mario Tozzi, che è venuto, è stato un po' un elemento di rottura, dove praticamente non gli stava bene nulla, ma io poi penso che comunque anche nei momenti in cui è venuto questo personaggio, forse come per tutti i personaggi, nel bene e nel male l'importante è parlarne, perché lui il suo problema era fare lo scoop da comunicatore, e penso che comunque la scommessa dell'Isola d'Elba sia l'ambiente, perché il Parco Nazionale di fatto è una grossissima opportunità, e le amministrazioni comunali sono delle realtà che tocchiamo tutti i giorni, ma probabilmente siamo quasi arrivati, ecco, perché non c'è tanta storia. Poi un giorno probabilmente siamo alla fine. Il Parco Nazionale no, il Parco Nazionale, anche se ha fatto 20 anni quest'anno, è qualcosa che comunque è dinamico e continua a macinare soluzioni, anche perché il nostro futuro è l'ambiente, è la salvaguardia. Noi abbiamo la fortuna comunque di avere un'isola dove da un punto di vista ambientale è sempre stata molto curata, perché abbiamo dei centri urbani molto limitati, abbiamo tantissimo verde, e poi la parte, diciamo, di attenzione dell'ambiente è pian pianino maturato in tutti noi. Dico noi che siamo venuti da fuori, che forse vedevamo l'Elba con una maggiore attenzione perché ci piaceva, perché era una cosa molto particolare. Gli albani, secondo me, la stanno apprezzando molto di più, perché una volta costruivano la seconda, terza casa, ora no, niente, stanno ritornando all'agricoltura, stanno riscoprendo la parte strettamente, direi, ambientale, come la rimessa a cultura di quei terreni. Il problema di ora, per esempio, è la rimessa a cultura di quei terreni abbandonati da più di 10 anni, dove addirittura le norme non ci danno una mano. Per cui, secondo me, una delle cose che probabilmente anche nelle fare o nelle sviluppare anche dei nuovi testi, io penso che la parte di promozione ambientale, la parte di Parco Nazionale, sicuramente nel prosieguo, dico, non solo per la parte terra ma anche per la parte a mare, avrà un futuro forte. Angelo, nella narrativa ti dico che, nel senso, discorso ambientale, no? Mi interessa molto più invece la parte umana che la parte ambientale. La parte ambientale la descrivono bene i pittori, anche se poi vanno anche a descrivere la parte interiore. Nel senso, si scrive bene, qui ci sono delle descrizioni
dell'ambiente. Però, come ti posso dire, per esempio, se si parla del parco, no? Se si va nel dettaglio, il parco secondo me ha avuto negli anni una forte criticità a livello di proprio di mediatico, cioè di far capire la funzionalità che ha. Perché quando il parco è stato istituzionalizzato è stato visto come un'invasione di campo molto spesso da parte degli albani, da una parte degli albani e della parte forse più vecchia degli albani, perché una volta il territorio all'Elba se lo curavano i contadini, le valli se lo pulivano i contadini. A Pomonte, ora che ha preso, che c'è stato quel famoso incendio, se voi andate verso Chiesi, c'è tutti i terrazzamenti che vanno fino al monte, che sono intatti e sono i terrazzamenti che hanno tenuto in piedi e che hanno fatto i contadini. Il problema qual è stato? Che poi si sono state abbandonate le terre. Però, da come sono state abbandonate le terre, non è che qualcuno ha curato quei terrazzamenti. Io mi auguro invece che il parco oggi, o chi è preposto, perché c'è una grande confusione, no? Su chi fa e chi deve fare qualcosa, quei terrazzamenti lì li salvi, perché quelle sono opere rurali, cioè quella è architettura rurale, cioè quella è architettura agricola, cioè che non esistono più quei muri a sassi così e arrivano fin sotto il capanno. Quindi quelle sono, il problema qual era? Che ai vecchi, uno come Tozzi che gli andava a dire certe cose, gli dava anche fastidio. Il problema magari è della generazione dopo, che la generazione che invece l'agricoltura non l'ha conosciuta, ma i figli di quella gente che non l'ha conosciuta, che ha pensato solamente alle case e che ha abbandonato un certo tipo di cultura ambientale, quello sì. Sulla narrativa, come fai a trasferire il valore dell'ambiente? Devi far parlare i personaggi. Cioè, una descrizione bella in narrativa.